l'ho cercato prima di iniziare la registrazione. Beh, ma non l'ho trovo. Pace fatta, Dice che lui è tanto per bene, tutto casa, tazzine di caffè, tutto assolutamente fedele, non cambia mai, insomma, è veramente un marito perfetto. E buonasera. Buonasera. Che fortuna, cercavo appunto te. E io cercavo te da mezz'ora perché voglio fare due chiacchiere. Stavi parlando bene, ma sentivo un'ironia sotto, no, che non voglio, mi convince. Dunque, tu sei sposato da tantissimi anni, sempre con Erminia. Sempre con Erminia. Ma insomma, tu sei un uomo fedelissimo, perfettissimo, ma è un malinteso. Non sarai un paravento, no? Voglio dire io... nascosto, avevi detto tutto bene fino a non sarai un paravento. Che c'entra? È vero, ho detto bene. Io devo dire che sono sempre stato un uomo straordinario in matrimonio. Ah, sì? Fedelissimo. A me mi ha rovinata la ranocchietta. Perché chi è io la ero la ranocchietta. Ah, tu non sai che ho passato io. Perché pensa che tutto quello che tu hai detto prima era vero. Se non che un giorno mi è successa la storia della ranocchietta, non la sapete? Non la sapevi? No. Veronica, non la sai? Però bisogna raccontargliela. Raccontala, ma che è lui perché non la sai. Io stavo, ero appena sposato, pensate, appena sposato. E quindi ero di quei mariti, come diceva prima questo signore carino, biondo, con i capelli lunghi, che balla. Io non lo posso fare con te qui. Dicevo, io mi dedicavo anche, siccome mia moglie faceva la manchène, sfilava ogni tanto, io arrivavo prima a casa... Che facevo? Mi dedicavo un po' alla cucina, per farmi capire che marito che ci aveva. Bravo, vedi. E questo facevo, io finivo di girare, mentre mi struccavo, facevo la doccia, mi struccavo, però per gli preparavo, perché gli volevo fare sempre una sorpresa. Carino. E una sera d'inverno, Raffaella, è una tragedia, ma voglio trattenere l'emozione, la commozione. Che è successo? Ho sentito un clac, sollevavosi che ci mettono sotto. No, portiamo la cintura di sicurezza, non ti preoccupare. Dai, già oggi ci sono le cinture di sicurezza. Ho sentito un clac, perché dico... Pure prima, non mi stando passa questo... No, siamo assicurati. Allora, stavo lì e tutto contento di sé, così insomma era quasi, diciamo, un tramonto, nevicava, pensate, la sera, dico, gli faccio trovare una cosa calda, Erminia, no? Bello. Mi preparo così, a un certo momento sento una vocina che fa: aprimi per favore. Dica, chi è? Non so, un momento di questo Erminia mi sta a fare uno scherzo. Vuoi vedere che non è andata a fare il defilé, magari sai. E sento picchiare sui vetri della finestra. Mi giro, indovinate che c'era dietro la finestra, fuori della finestra, sul davanzale, una ranocchietta. Ah, carina. Vedi che ti piace la cosa, ma mo vedi come va a finire. Allora mi avvicino e mi fa: aprimi per favore. Ma dico, ma una ranocchietta fuori sulla finestra? Sono vittima di un incantesimo, non sono una ranocchietta, come dici. E chi sei? Aprimi e ti dirò chi sono. Che fai? Apri. Non posso, altra curiosità, dico, voglio sapere chi è. Chi è? Certo. Opro, come si dice a Roma, che è tradotto a opro la finestra. Certo, quando uno parla l'italiano, vedi, poi c'ha... È capito da tutti, certo. E questa ranocchietta mi salta sulla mano. Io dico, già, sono stato anche molto, come dire, ospitale, no? Perché la ranocchietta mi fa buone pelle. E questa ranocchietta mi fa, baciami. Dico, guarda, io le ranocchiette non baciate mai. Mi fanno anche un po' senso, se permetti. Baciami, perché io sono vittima di un incantesimo, una fata cattiva, una strega, ecco, gelosa del mio amore, la fata cattiva. C'è la parola, c'è, usiamola. La strega gelosa del mio amore mi ha trasformato in una ranocchietta. Ma davvero, dico io, sì, e mo te devo baciare io, sì, perché solo se mi bacia un uomo giusto e fedele, stai attenta Raffaella, va bene, fedele, giusto, mi perfetto, può rompere l'incantesimo. E tu l'hai baciata. E io l'ho baciata, adesso ho fatto forza, ho baciato la ranocchietta. Bravo. Manca, avevo finito di dargli sto bacetto, si sente una musica celestiale, ma sai, i veli, i fumi, insomma, chi ha tutto, dico, eccetera, eccetera, e questa ranocchietta si trasforma in una bellissima fanciulla, fate finto Raffaella, insomma, con tutti i veli così, carina, eccetera, eccetera, che mi guarda e mi dice grazie, e riconoscente di quello che avevo fatto, mi getta le braccia al collo e mi bacia, no? Io l'abbraccio con sta... No, perché vorrebbe sapere come
Ma stava a sentire che mi ha rovinato a me. E mentre ero lì, che la abbracciavo anch'io per farle sentire la mia corrispondenza a questa cosa, eravamo emozionati, è arrivata mia moglie. Ecco. E lei... Ancora non ci crede che quella era una rucchietta. Senz'altro, ma non ci credo neanche. Perché siete malfidati? Non ci credo. Siete malfidati. Perché mentre tu raccontavi questa storia avevi una luce negli occhi molto misteriosa, una luce ambigua, direi. Ecco, vedi, perché tu sei, in fondo, con tutta questa tua grazia, questa, sei cattiva. Non sono cattiva. Sì, tu mi hai ricordato, adesso con questa battuta mi hai ricordato, io ho fatto pure la guerra perché sono un po' più grande di te. Certi inquisitori, se no c'avevi una luce nell'occhio. Io mi hai ricordato un inquisitore tedesco dell'SS, voi non lo potete, beati voi che non lo sapete, che c'erano questi ufficiali che non solo erano severi, non voglio dire altro, ma erano anche, come dire, seviziavano un po' il prigioniero. E una volta pare che uno di questi ha preso un prigioniero condannato a morte e gli dice: guardami negli occhi, io ho un occhio di vetro, tanto per data intima. Ho un occhio di vetro. Noi tedeschi siamo molto perfetti in fatto di oculistica, tecnica oculistica. Se tu indovini qual è l'occhio di vetro, io ti lascio libero, ti salvo la vita. Sto poveretto. Guarda, effettivamente non si riusciva a capire qual era quello. Guarda bene, poi fa. Questo. Bravo, come hai fatto a indovinare? E ci ho visto una luce umana. Ah, oh, ma tu paragoni a me con questo signore? Ma tu sei una maledetta. Sei venuto qua per litigare? Senti una cosa. Attenzione, passa l'automobile. Fammi sentire l'automobile là. Senti una cosa. Tra poco noi faremo una prova dietro le quinte. Vi facciamo vedere, no, tutti insieme, ci sarà Veronica Castro, Nino La Rocca, Ben Gazzara. Vi faremo vedere una coproduzione internazionale di una telenovela. Cioè ognuno recita nella propria lingua. È vero che succede. Beh, nel cinema nostro mi è capitato tante volte. Ognuno recita nella propria. Veronica recita in spagnolo. L'altro recita in inglese. E questo succede poi dopo, quando sono doppiati, li vedete perfetto. Certo, poi si doppia. Però noi vi facciamo vedere il dietro le quinte dietro della le telenovela. A me mi è capitato anche peggio, devo fra dire. Poco. A fra poco. Sì. Non devo di altro. Vabbè, quando mi fa così dice che devo andare via. Si chiama amore.